Con dietro, la, con dietro questa cura. Roberto, sì, vieni. Roberto. Possiamo andare con l'intervista? Sì, ci siamo. Ok, dai. Allora. Beh, loro ne sanno molto più di me. Spero che aiutato sono io, ma loro... Siamo qua, dai. Siamo qua, così, ragazzi? Sì, guarda, sì, 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 quando volete. Posso andare? Vai, vai. Griglio, qual è il suo impegno per il Philadelphia? Il mio impegno è completare il processo portato avanti da questa amministrazione. Io sono grato a questa giunta che ha tolto le ipoteche sullo stadio e ha messo le condizioni per partire. Il mio impegno è quello di realizzare qui lo stadio in onore del vecchio Torino. Un impianto che deve essere un luogo per ricordare la storia di una squadra che è leggendaria, e lo dico non da tifoso granata, ma lo dico da cittadino di questa città e da cittadino italiano, e anche un luogo che sia un luogo di aggregazione sportiva, di gioco, un luogo di allenamento, un luogo in cui tanti ragazzi di questo quartiere e di tutta l'area metropolitana possono giocare. Quindi un luogo di ricordo, un luogo dei tifosi, ma anche un luogo della città. Quindi se lei diventerà sindaco, confermerà l'impegno della città all'interno della, della futura fondazione? Beh, assolutamente sì, penso non ci deve essere alcun dubbio sul fatto che questo debba tornare a essere un impianto sportivo come era. È un peccato che non ci sia più il vecchio impianto, si sarebbe potuto ristrutturare e io penso che sarebbe stata assolutamente la cosa migliore. Ormai non si può più piangere su quello che è stato, bisogna pensare a ricostruire. La storia del Toro è sempre una ricostruzione, penso si debba fare. Oggi in commissione, in consiglio comunale, l'assessore porta la delibera per il conferimento del diritto di superficie di 99 anni su questa terra alla Fondazione Stadio Philadelphia. Ecco, si deve partire di lì. Verrà lanciato il bando per chiedere a tutti coloro che sono interessati, i tifosi, la società, le fondazioni bancarie, la provincia, la regione, di aderire a questa fondazione. Ecco, io penso che questa sia la cosa che serve alla città. Noi qua sopra costruiremo il nuovo stadio del Grande Torino. Bravo, benissimo. Perfetto. Io farei un applauso. Bravo. No, il don con il c'è questa fondazione, la firma davanti al notaio dovrebbe essere l'atto forse più importante di tutta questa vicenda. Io ho ancora 2 o 3 anni per crederci, è già 15 anni o 16 che spero che questa... Mi sono commosso le parole del futuro sindaco, speriamo, perché magari se arriva un altro non gliene frega niente del Philadelphia, come non gliene fregato niente a molti che sono passati prima. È un omaggio alla città, un omaggio ad una squadra che ci ha resi famosi in tutto il mondo. E in tutte, io ho fatto anche il dirigente accompagnatore del Torino, in tutte le città dove siamo andati abbiamo risvegliato dei vecchi entusiasmi, perché ci sono i tifosi delle squadre dove andavamo a giocare, ma la maggior parte tifava per il Torino, e quindi dobbiamo rispettare questi testimoni che ci hanno lasciato. E credo che la ricostruzione sia non solo una ricostruzione fisica, ma deve essere anche una ricostruzione morale, sportiva, perché i ragazzi che arrivano devono imparare le regole fondamentali dello sport e anche della vita. Come diceva lei, ad oggi a voi manca un impegno concreto, si sono spese tante parole ma fatti pochi. Per adesso sì, la cosa più importante e che alle parole seguano i fatti, perché adesso di parole ne abbiamo sentite troppe. A posto. Grazie. Grazie. Esatto. A me fa un po' effetto sta cosa, perché io non sono residuato, e le mie simpatie non vanno al centro-sinistra, però assolutamente tutta la vita che voglio che non no, vedemi a farlo. Però devo dire onestamente, il lavoro che hanno fatto grosso è stato quello di togliere l'ipoteca, quindi hanno fatto un grande lavoro, cioè, per sprogliare sta matassa. Adesso si può partire, cioè. Grazie, grazie. Guarda qui, grazie. Davide anche qua. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille. Entrare qui, cioè ti fa venire in magone pensare adesso quello che è, ma grazie a tanta gente che gratuitamente si adopera per tenerlo pulito.
No, ho fatto la foto da tre anni fa, era passiamo una roba sabato, pazzesca. Passiamo sabato mattina. Grazie a tanta gente. No, è che io non l'ho detto prima, però se è così e non è una discarica a cielo aperto, suppongo perché c'è gente che per passione granata fa di tutto. Soldi di sopra, comprarsi un trattore, poi per venire qua, studi di fare chilometri. C'è un ragazzo che sono da 2 anni, che parte qua da Ivrea, viene qua tutta. Quando l'ho noi secondo me per queste persone, per tutti quelli che ci hanno creduto, per quelli che sono venuti a vedere la squadra, per i giocatori che hanno giocato qua sopra, noi dobbiamo rimettere all'onore del mondo questo pezzo di città. Io credo che l'unico modo per farlo sia ricostruire un impianto sportivo, cioè uno stadio. Chiaro, non possiamo ricostruirlo uguale a quello che c'era perché è stato demolito e poi le norme di sicurezza non ci consentirebbero più di portare gli spettatori in quelle condizioni, ma bisogna ricostruire uno stadio che sia un impianto sportivo in cui può giocare, allenarsi il Toro, possa essere il museo della memoria storica granata, quello che è attualmente ospitato a Villa Claretta Crugliasco, grazie alla signora Grassi, questo museo è stato accolto dal comune di Crugliasco. Io ringrazio il sindaco del comune di Crugliasco, ma se fossi sindaco senza voler scatenare una guerra, io chiaramente cercherei di portarlo qui il museo, cioè, perché nella memoria storica storica granata, il museo del grande Torino dovrebbe essere qua, cioè, avrebbe senso portarlo qui, perché insomma penso sarebbe la sede naturale. Ok, ci siamo. Facciamo con la scritta dietro, forse di che cuore grande. Qual è l'impegno di Davide Gariglio per il Philadelphia? Il mio impegno e l'impegno dell'amministrazione comunale, se la guiderò io, sarà quello di ricostruire qua su questo terreno uno stadio in onore del grande Torino. Io penso che questo terreno debba tornare a essere un tempio dello sport, un luogo in cui il Torino Calcio, le associazioni della zona, i giovani possono venire a fare sport. Io penso a un nuovo stadio da costruire in questo luogo, penso a un museo del grande Torino, quello che ha ospitato Crugliasco deve tornare qui, penso a un impianto che non ci faccia vergognare di vedere un pezzo di Torino in questo stato. Ecco, io credo che questo si possa fare. L'attuale amministrazione ha rimosso le ipoteche, ha avviato tutti gli atti preparatori per far partire la Fondazione Stadio Philadelphia. Il passaggio successivo è quello di tirare fuori un progetto e costruire. Io ci credo, prendo questo impegno non da tifoso, ma da cittadino di Torino, da persona che crede che questo sia un atto importante per tutta la città, a prescindere dal colore della propria fede calcistica. Qual è l'impegno di Davide Gariglio per il Philadelphia? Il mio impegno e l'impegno dell'amministrazione comunale, se la guiderò io, sarà quello di ricostruire qua su questo terreno uno stadio in onore del grande Torino. Io penso che questo terreno debba tornare a essere un tempio dello sport, un luogo in cui il Torino Calcio, le associazioni della zona, i giovani possono venire a fare sport. Io penso a un nuovo stadio da costruire in questo luogo. Penso a un museo del grande Torino, quello che ha ospitato Crugliasco deve tornare qui. Penso a un impianto che non ci faccia vergognare di vedere un pezzo di Torino in questo stato. Ecco, io credo che questo si possa fare. L'attuale amministrazione ha rimosso le ipoteche, ha avviato tutti gli atti preparatori per far partire la Fondazione Stadio Philadelphia. Il passaggio successivo è quello di tirare fuori un progetto e costruire. Io ci credo, prendo questo impegno non da tifoso, ma da cittadino di Torino, da persona che crede che questo sia un atto importante per tutta la città, a prescindere dal colore della propria fede calcistica. Versione breve. Io credo che questo terreno, il terreno del glorioso Philadelphia, debba tornare a essere occupato da uno stadio. Io sogno di vedere qui di nuovo uno stadio, lo stadio Philadelphia, in cui il Torino Calcio si possa allenare, in cui possano venire a giocare nei campetti a fianco i bambini di questa zona, in cui sia ospitato il Tempio del Grande Torino, il Museo del Grande Torino che oggi è a Crugliasco. Ecco, credo che questo si possa fare, non è solo un sogno ma è il mio impegno. Se sarò sindaco di questa città io realizzerò lo stadio Philadelphia sul terreno del vecchio Philadelphia.